Mi chiamo Mirko e sono in comunità da circa un anno per problemi legati alla dipendenza da sostanze che mi hanno portato anche ad avere problemi con la legge. Il percorso in comunità è stato tosto e ancora oggi, se guardo indietro, non riesco a credere alla persona che ero un anno fa. Qualche giorno fa ho avuto un momento di tristezza e di nervosismo che però sono riuscito a gestire in maniera diversa rispetto a prima. Fino ad un anno fa, circa, avrei sicuramente iniziato ad alzare la voce, ad offendere chiunque avesse provato a calmarmi e magari avrei anche agito in maniera fisica per scaricare la tensione accumulata. Ma questa volta non è successo. Ho messo in atto un'altra strategia, diversa, per controllare e affrontare il momento difficile che stavo vivendo. Quando Mirko ha deciso di parlare al gruppo dell'episodio, tutti hanno accolto bene il suo racconto e si sono mostrati estremamente supportivi. Da qui si è avviata una riflessione sul cambiamento, su quello che Mirko ha percepito come mutamento del suo funzionamento. Avendo il conforto e il sostegno degli altri, Mirko è riuscito ad esternare ciò che aveva sentito di diverso rispetto alla situazione vissuta, che si presentava come tante altre vissute al di fuori del contesto comunitario e a cui tempo fa avrebbe reagito in una maniera completamente diversa. Si rende conto di essere cambiato, di aver compiuto un passaggio che per lui era fondamentale. Dal momento che la modalità che aveva di gestire le situazioni di frustrazione o di agitazione era di ricorrere alla sostanza. Il percorso in comunità di Mirko gli ha permesso di capire che il cambiamento è possibile, ma che per avere luogo ha bisogno di volontà e di risorse su cui investire. È importante comprendere e riconoscere le proprie capacità, i propri pregi e puntare su questi in maniera funzionale, così da avere una base solida da cui potersi muovere per mutare il comportamento e le modalità di reazione agli eventi della vita. Ora mi accorgo che tante cose sono in grado di farle in maniera diversa rispetto a prima. Mi rendo conto che ho cambiato anche il modo in cui posso pensare ad alcune situazioni che mi preoccupano o mi agitano. Ho capito che non devo sostituire il Mirko di allora con uno nuovo, ma che posso lavorare migliorando il Mirko di prima. Credo che del percorso vissuto fino ad ora, ciò che mi ha aiutato di più è stata la possibilità di parlare, di dire apertamente e senza filtri ciò che provavo e le mie difficoltà, sia con i compagni di gruppo che con gli operatori. Prima facevo fatica a trattare argomenti più profondi e seri con gli altri intorno a me, mi tenevo tante cose dentro e alla fine tutto questo scoppiava dentro di me senza che ci fosse la possibilità di bloccarne l'impeto. Adesso so che quando provo qualcosa ho la possibilità di condividerla. So che alcuni miei compagni di gruppo e soprattutto gli operatori saranno pronti e disponibili ad accogliere le mie parole e a sostenermi. La staticità che si oppone al cambiamento permette di rimanere al sicuro nella propria zona di comfort, ma allo stesso tempo ci obbliga a reiterare comportamenti e azioni che risultano avere effetto dannoso per la nostra vita. La mancanza di dinamicità diventa stagnazione, privandoci della possibilità di migliorare. Chiunque si trovi a vivere un percorso all'interno di una comunità terapeutico-riabilitativa si scontra con il lavoro sul cambiamento. Tutto il viaggio dall'ingresso all'uscita dalla comunità è finalizzato al far sì che i pazienti possano scoprire che vi sia un'alternativa rispetto alla strada intrapresa e vissuta in precedenza. Alternativa che possono percorrere mettendo a fuoco e a frutto le loro risorse personali. Mirko è riuscito a vedere in sé qualcosa su cui investire, invertendo la rotta che lo aveva portato alla dipendenza. Il suo cambiamento è stato evidente perché è frutto di una presa di consapevolezza. Ovviamente ogni cambiamento porta con sé fatica e impegno, elementi senza cui non si potrebbe raggiungere l'obiettivo desiderato. Grazie ai rimandi degli operatori e dei compagni durante le attività di terapia di gruppo, Mirko ha potuto lavorare su se stesso per cambiare ciò che prima non era funzionale per lui. Impegnandosi nelle mansioni pratico-manuali di gestione della casa, ha
ha riconosciuto di avere delle qualità su cui poter fondare il suo cambiamento, situazione che si è ripresentata nelle attività svolte durante il gruppo creativo, in cui ha potuto ritagliarsi uno spazio di espressione e di comunicazione diverso rispetto a quelli che aveva sempre conosciuto ed utilizzato. Ha cercato un cambiamento della persona che era, anche sperimentando nuove attività come quella dell'esercizio fisico e dell'allenamento continuativo durante il pomeriggio. Il momento della revisione serale è un tempo che ha dato a Mirko la possibilità di condividere quotidianamente con gli altri risultati e difficoltà, imparando a fare un bilancio di ciò che fa ed una programmazione per il giorno successivo. Con l'episodio di Mirko e con la condivisione della sua storia e del suo progetto di maturazione, tutto il gruppo è stato sollecitato ad orientarsi verso quell'orizzonte, un punto di arrivo che non deve essere la fine di un percorso, quanto lo stimolo a creare una vita che sia diversa da quella precedente, con maggiori possibilità di trovare serenità e senza il peso della dipendenza. Molti componenti del gruppo hanno faticato ad orientarsi in questo senso e ad immaginare per sé un futuro diverso, ma hanno potuto focalizzare l'attenzione sul fatto che un'alternativa è possibile: costruire anziché distruggere e distruggersi. Investire sulle proprie risorse, comprendere quali sono i meccanismi che funzionano e quali non funzionano quando non si sta bene, sono i primi passi del cammino più lungo, che porta verso una nuova possibilità.